Il Como strappa due punti per la salvezza al Pescara grazie alla grinta e alla volontà dimostrate per tutta la partita. Lo stato d'animo dei Lariani ha però influito sul loro gioco, troppo spezzettato e nervoso. E così gli abruzzesi, almeno nel primo tempo, hanno dimostrato più lucidità praticando quel gioco arioso che li contraddistingue dall'inizio del torneo. Il Como va in gol al 18°. Centi serve Mattei che crossa al centro, Zinetti alza la palla e Giunta e Lesto a colpire di testa. Il gol sprona ancora di più il Pescara che si getta all'attacco e qui Di Cara comincia la serie delle occasioni fallite con Leo Junior quasi sempre protagonista. Qui tocca invece a Gasperini creare un brivido a Paradisi. Sul finire del tempo il brasiliano del Pescara sfiora l'1-1. Il pareggio arriva nella ripresa. Al 17°, punizione di Junior, traversa e sul rimbalzo interviene Bellinghieri che di testa realizza l'1-1. Il Como reagisce e Albiero cerca di imitare Maradona, ma Zinetti vola all'incrocio. Il 2-1 è nell'aria, qui Corneliuson, subentrato a Borgonovo, costringe Zinetti in angolo. Ma il gol è solo rinviato. È il 38° e su questa respinta del portiere, Todesco trova il gol, che vale mezza Serie A.